8 misure cautelari, oltre 4 milioni di euro per bancarotta fraudolenta, almeno 7 le società aperte e chiuse per dichiarato fallimento, aziende tutte operanti nell'impiantistica tecnica ed elettrica. Tutte le società riconducibili, come hanno spiegato oggi nella sede del Comando Termolese della Guardia di Finanza, all'imprenditore ed ex assessore di Forza Italia Luigi Turdò. Le ditte che per gli inquirenti gravitavano attorno al sistema di truffa e fatturazione false sono 5. Tutte fallite. Le ipotesi di reato sono appunto a vario titolo bancarotta fraudolenta e frode fiscale. La rete di società è venuta a galla dopo le indagini dei finanzieri. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Abbiamo scoperto questa rete di società. Voi sapete che due dei reati che creano maggiore nocumento a quello che è l'equilibrio del mercato sono proprio questa della bancarotta fraudolenta, cioè della depauperare una società che ha dell'impegno verso dei creditori che hanno fornito delle merci, quindi rubargli quello che è l'attivo della società per destinarle a altre questioni personali. E in più c'è il fisco, un vero cancro dell'IVA è la fattura falsa, cioè attestare falsamente un'operazione mai avvenuta, quindi chiedere di tutti i relativi rimborsi afferenti alle operazioni IVA e anche per quanto riguarda le imposte dirette. Qui abbiamo un soggetto economico che era totalmente sconosciuto alle compagini societarie, cioè nelle compagini societarie il soggetto, il vero Deus, quello che prendeva decisione, non appariva e si utilizzava vari prestanomi per creare delle società, farle operare per un periodo in parte realmente, in parte fittiziamente, quindi creando un documento anche alle persone che si interfacciavano con loro, per poi farla fallire e tutto ciò che veniva preso dalla prima società veniva riversato in un'altra società che anch'essa viveva un certo periodo di tempo per poi morire e alla seconda società ne subentrava una terza. Ovviamente noi abbiamo sequestrato tutto il sequestrabile sia nel territorio nazionale sia all'estero, proprio a garanzia sia dei creditori che del fisco, vari milioni di euro. A volte questi tipi di reati, l'allarme sociale di questi tipi di reati non è compreso fino in fondo, magari l'allarme sociale di un rapinatore lo si comprende più facilmente, ma un signore che quindi crea dei debiti e poi non gli onore, quindi della società, dei fornitori che hanno sofferenze finanziarie e i cui operai debbono essere pagati, oppure anche il fisco, il meccanismo dell'IVA è un meccanismo perfetto, ma prevede che ci sia una perfetta trasparenza e veridicità dell'operazione. Se si va a incrinare questo meccanismo è chiaro che si rubano soldi allo Stato e a terzi ignari.